Allora, il mio saluto è molto semplice. Quando vengo a Romena io non vengo per parlare, ma per ascoltare, perché qui si viene per ricevere. Penso che come lo fate voi, così anch'io. Qui c'è un sapore, un gusto. Non c'è solo la bellezza dei luoghi, della stagione, ma c'è la bellezza dei volti, della ricerca. Io vengo qui per ricevere. Questo è un luogo di autenticità. È un luogo dove c'è il sapore del lievito, dove c'è il sale che dà sapore a tutte le cose. Allora, quando vengo a Romena io percepisco un piccolo miracolo, il miracolo del lievito, che non è un pizzico ma è una quantità grande. E voi, credo, a parte le singole persone che lavorano, che si impegnano, ma tutti voi mi trasmettete questo sapore di lievito e di sale, che a mio parere è la cosa di cui più c'è bisogno oggi, in una società che sta cambiando, una chiesa che sta cambiando, in sogni che stanno avverandosi, in cose che sembravano lontanissime, noi le abbiamo anticipate, perché l'unica violenza che ci è permesso è forzare l'aurora. Questo è uno dei posti dove si forza l'aurora della chiesa e del futuro del mondo.